Deputata Sarti. Grazie Presidente. Ci sarà ovviamente occasione domani con le dichiarazioni di fiducia di spiegare cosa c'è che non va in questo decreto. Quello che però è importante far capire già da stasera in modo tale che rimanga agli atti e domani verrà ripetuto, visto che purtroppo non ci potrà essere la discussione su tutti gli emendamenti. Dicevo, quello che deve rimanere in quest'Aula e che tutti devono sapere è che i danni provocati dalla decretazione d'urgenza si vedono perché se un decreto viene emanato, come è successo in questo caso, senza che vi sia l'esame da parte della sede competente, cioè la Commissione Giustizia di questa Camera o tutte le commissioni che lavorano in questo Parlamento, succede che, come in questo decreto, i benefici che arrivano fuori da qui sono per tutti i detenuti, tra cui mafiosi, come abbiamo detto, che se ne sono avvalsi durante le vacanze di Natale. E non sono invenzioni queste del Movimento 5 Stelle, sono preoccupazioni dello stesso Procuratore Nazionale Antimafia. Noi siamo stati tacciati di allarmismo, di qualunquismo, di sbagliare i termini perché si parlava di indulto mascherato. E allora ci sono i nomi delle persone che intanto ne hanno beneficiato e chissà quante altre saranno. Nicola Ribisi, boss mafioso di Agrigento di Palma di Montechiaro, addirittura anche Gilberto Calderozzi, ex capo dello SCO condannato per le violenze alla scuola Diaz di Genova e chissà quanti altri. Qui oggi non c'è il tempo per parlarne, non ci sarà il tempo domani, avremo quei 10 minuti della dichiarazione di fiducia, ma le nefandezze che ci sono in questo decreto, dai braccialetti elettronici a un garante dei detenuti senza poteri, senza soldi e di nomina governativa, alla super liberazione anticipata, c'è di tutto che non va. Oggi siamo riusciti in commissione a mettere a punto qualche contentino con qualche emendamento della maggioranza, ma la sostanza non cambia. Il problema della decretazione d'urgenza è questo, che si provoca danni ai cittadini italiani, Concluda. ai detenuti, a tutti e soprattutto ai diritti dei parlamentari. Grazie. Grazie.